Smettila di fare lo struzzo. Per migliorare l'autostima, impara ad affrontare le situazioni che ti mettono a disagio. Chi di noi non ha paura? Chi di noi non prova disagio di fronte a certe situazioni? Beh, oserei dire nessuno. Neppure io, che faccio il coach, posso affermare di non avere mai avuto paura di non provare disagio di fronte a certe situazioni, determinati problemi. Eppure, uno dei segreti per migliorare la tua autostima è tutto lì: affrontare le situazioni che ti mettono a disagio. Lo so, ci sono passato prima di te. Ci si sente impreparati talvolta, impotenti e spesso inappropriati di fronte a certe situazioni che non sappiamo proprio come affrontare, tantomeno come risolvere. Ma l'alternativa è fare come lo struzzo e mettere la testa sotto la terra e non vedere i problemi, non affrontarli. Anche tu, amica mia, vuoi fare come lo struzzo? No, vero? Allora armati di coraggio e metti in pratica questo esercizio. 1. Fai un elenco di 5 cose che ti mettono a disagio o di cui hai paura. 2. Dai un valore ad ogni cosa di quell'elenco, dando un voto da 1 a 10, dove 1 è il minimo, ti crea minor disagio, e 10 è il massimo, ti crea il maggior disagio. 3. Scegli la cosa che ha il valore minore, quella cioè che in quell'elenco ti crea minor disagio. 4. Adesso affrontala subito, fai qualcosa per cambiarla, modificarla, risolverla. Fallo ora, senza rimandare a domani o chissà quando. Affronta proprio ora quella situazione che ti mette a disagio. Se riesci a fare questo passaggio, romperai la catena che ti tiene legata alla parola disagio e giorno dopo giorno ti sentirai sempre più pronta ad affrontare un disagio più grande, partendo proprio da quell'elenco, e poi uno ancora più grande e così via, migliorando ogni giorno la tua autostima e imparando a superare le tue paure, i tuoi disagi. Fallo ora, smettila di fare lo struzzo e impara ad affrontare le situazioni che ti mettono a disagio e la tua autostima ti ringrazierà. Io sono Giancarlo Fornai, un coach, un formatore motivazionale, quello che in rete chiamano tutti il coach delle donne per la mia grande esperienza di lavoro proprio con l'universo femminile. Sono l'autore di tantissimi libri e infoprodotti sulla crescita personale, l'autostima, la motivazione. E l'ultimo mio libro si chiama Rompi i tuoi schemi mentali. Lo trovi in libreria oppure su tutti gli store online più importanti. Un grande, grandissimo abbraccio e vienimi a trovare coachingperdonne.com.